Abbiamo finito. Per adesso va bene così. Si tenga a disposizione però. Posso Va bene. dargli un consiglio? Vada a dormire. Ne ha bisogno. Grazie, commissario. Arrivederci. Arrivederci. Penso che lei abbia molte cose da dirmi. Non basta il mio volto. Sono tornata a casa ed era fuori di sé. Perché un uomo dovrebbe rovinare quel bel visino? E lei me lo chiama uomo. Uno che non riesce neanche a reggersi in piedi. Vada avanti, per favore. Ha iniziato a stringermi. Voleva fare l'amore con me. Quando io gli ho detto di no, ha cominciato a farmi male. Quando torno a casa così ubriaco mi fa schifo. Lei beve? Io odio gli alcolici. Però lei ha sposato un uomo che beve. Una volta ero io il suo vizio. Se suo marito in casa non può bere, dove beve? E con chi? Non lo so. Non ci parliamo molto ultimamente. Ieri sera, a che ora è tornato suo marito? Saranno state le 11, ma non ne sono sicura. Ha detto che doveva sbrigare delle pratiche, era rimasto in ufficio per quello. Ha detto. Di solito. Che ora esce suo marito dall'ufficio? Torno alle 7. Sono rimasto nel mio ufficio fino alle 11:30. E a me chi me lo dice? E dove ci sarebbe il dottor Così? Nel mio ufficio. Non scherzi con me. Mi sa, è così, eh. Io ho l'abitudine di bere in ufficio, eh. Ho detto non scherzi con me. Beh, a dirlo tutto, anche mia moglie quando sono tornato a casa mi ha offerto da bere, cosa che fa raramente tra l'altro. E poi ne ho preso un altro. E ora eccomi qua. Raramente. Sì, mia moglie non ha molta simpatia per gli alcolici. Però ieri gli ho offerto da bere. Non gli ho offerto da bere io. È lui che mi ha chiesto un bicchiere di cognac. Ed era così cotto che è riuscito a farlo cadere sul tappeto. Però lei glielo ha dato. Che pensavo si sarebbe calmato. Capisco. Però ieri gli ho offerto da bere.
Ma sì, era strana ieri. Pensi che è nemmeno andata al lavoro. Perché? Lavora di notte sua moglie? Sì, fa il turno in farmacia. Suo marito l'ha picchiata altre volte? No. No, non l'ha mai fatto prima. Forse perché non ne ha avuto il tempo. Il tempo a volte ci sfugge di mano. Avrà avuto il tempo di portarla a cena a suo marito, di farle dei regali. Ultimamente non ci vediamo moltissimo, ci vediamo giusto per darci la buonanotte, quando non sono di turno, in farmacia. Di cosa si occupa? Lavoro in deposito, catalogo farmaci di ogni tipo. Mi permetta una domanda. Da quanto tempo lei non fa l'amore con suo marito? È proprio necessaria questa domanda? Fa parte del mio lavoro. Diciamo che alcuni uomini quando si sposano diventano superficiali. O distratti da altre cose. Lei me la chiama distrazione questa? Nella vita, come negli scacchi, a volte bisogna andare indietro per guardare avanti. Coppia in crisi. Lui alcolizzato, lei insoddisfatta. Un bicchiere di cui non si saprà mai il contenuto. Farmacia. Dal greco farmaco. Vuol dire veleno, vero? È tutto, signora. Può andare.
Comandante, le lascio il rapporto del mio ultimo caso. Domani mattina le invierò la lettera delle mie dimissioni. Il giorno 20 agosto, il signor Nino Sacchini torna a casa ubriaco. Vuol fare l'amore con sua moglie. Lei lo respinge. Lui la aggredisce e tenta di violentarla. Il loro vicino di casa, il signor Gardin, dopo aver forzato la porta, lo trattiene. Non ci sono elementi per poter stabilire che la signora Bennati abbia aggredito per prima il signor Sacchini. Visti i fatti, le circostanze, formulo nei confronti del signor Sacchini l'accusa di tentato stupro. Ci tenevo comunque a dirle che è stato un grande onore far parte della sua squadra, ma credo che non sia più tempo per me di stare seduto da questo lato della scrivania.